una storia a lieto fine, quella della giovane Macon, mamma 35enne, originaria della Guinea, che dopo un anno ha potuto riabbracciare la sua piccola Macan. La donna nel 2020 era partita incinta insieme a due figlie più grandi alla volta della Tunisia. Qui ha partorito e dopo circa un anno ha deciso di intraprendere il viaggio della speranza verso l'Italia. Salita sul barcone insieme alle due figlie grandi, la giovane madre non è riuscita però a portare con sé la piccola Macon. La persona che la teneva in braccio, infatti, non ha fatto in tempo a salire sull'imbarcazione e così la 35enne è sbarcata in Italia tra disperazione e lacrime. Qui però, non fidandosi di nessuno, non ha riferito nulla di quello che era accaduto in Tunisia e dopo alcuni mesi in Basilicata è arrivata al SAI di Vibonati, dove ha finalmente raccontato agli operatori della cooperativa Tertium Millennium la sua triste storia. Immediatamente si è attivata una grande rete della solidarietà. Grazie ai canali istituzionali, Croce Rossa Italiana, servizio centrale della rete SAI e il grande supporto di Questura e Prefettura, nonché l'impegno del presidente della cooperativa Antonello Calandriello, è stato possibile rintracciare la piccola Macan, di cui però dopo poco si sono nuovamente perse le tracce. Quando sembrava tutto perduto, si è scoperto che la piccola era sbarcata a Lampedusa e così è iniziato l'iter per il ricongiungimento. Macon, accompagnata dagli operatori della Tertium Millennium, è arrivata giovedì mattina a Naro, in provincia di Agrigento, dove è riuscita finalmente a riabbracciare la sua piccola Macan. Un incontro intenso ed emozionante. Mamma e figlia faranno ritorno a Vibonati, dove inizierà per loro una nuova vita. Quella felice e tanto sognata dalla giovane migrante 35enne, che con coraggio ha scelto di dare una speranza a lei e le sue figlie e nonostante un inizio travagliato, si aprono adesso le porte per un futuro migliore, finalmente tutte insieme.